Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Bassano Generation, ben ritrovati sempre qui da Bassano del Grappa in via Angarano 147. È un piacere essere qui. Io sono Mauro e qui con me c'è Filippo. Ciao Mauro e ciao a tutti i nostri radioascoltatori. Caro Filippo, chi sono gli ospiti e qual è l'argomento di questa fantastica puntata? Beh, gli ospiti sono la Bassano Blues Spiritual Band, rappresentati oggi dal maestro Lorenzo Fatabrini, buongiorno maestro. Buongiorno a tutti. E dal presidente Cristoforo Lo Giudice. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora Mauro, lanciamo subito le domande con questa nostra bellissima intervista con loro. Cristoforo, quando è nata la Bassano Blues Spiritual Band? Ma la Bassano Blues Spiritual Band nasce nel 2002, quindi oltre 15 anni fa, su un progetto di alcuni amici e amanti della musica, con l'idea di creare un gruppo prettamente gospel all'inizio e che poi nel tempo è cresciuta sia di componenti, di qualità di brani, di attività, ma soprattutto ha ampliato il repertorio anche al di fuori del gospel, entrando nel pop, nel rock, nel blues, in tutto ciò che la musica contemporanea non poteva rappresentare. E in questo, negli anni, lentamente siamo cresciuti in tutti i sensi. E dal 2015 è venuto con noi il maestro Lorenzo Fatabrini, che è qui presente, e con lui abbiamo iniziato un nuovo percorso artistico molto importante e con un approfondimento degli aspetti corale in particolare che ci ha veramente molto gratificato ed entusiasmato. Siamo già pronti, mi fa un cenno Filippo per ascoltare la prima canzone. Non so se volete presentarla voi e dirci qualcosa di questa canzone, Joshua Feat The Battle of Jericho. Allora, si tratta di un traditional, è un brano molto frequentato e molto conosciuto in ambito spiritual, e questo riguarda un po' anche la ricerca che la BB Band ha fatto nel suo percorso. È un brano che è tratto da un episodio biblico, come gran parte degli spiritual che noi presentiamo in concerto, e racconta un po' la storia di Joshua, appunto, nel momento in cui deve conquistare la città di Gerico. È un brano molto travolgente che con piacere vi proponiamo e che fa parte di una nostra raccolta discografica di cui poi parleremo poi, insomma. Ok, allora ce l'ascoltiamo qui a Bassano Generation. Singing now.
Qui a Bassano Generation, ragazzi, stiamo ascoltando le voci di Roberta Zilio e Leonardo Nave. È un piacere essere qui con la Bassano Blues Spiritual Band, con Cristoforo e Lorenzo. Caro Lorenzo, sei entrato subito in sintonia qui nel nostro studio di Bassano Generation con la tua fantastica maglietta, e ti dico la verità, ne vorrei anch'io una, quindi poi ci dai informazioni su come acquistarla. Assolutamente. Della, appunto, la maglietta della Bassano Blues Spiritual Band. Allora, che domande vogliamo fare ai nostri ospiti, Filippo? So che è una scaletta molto dettagliata e pronta. Allora, Lorenzo, dunque, gli inizi musicali della BB Band sono legati al blues, allo spiritual e al gospel. Di che genere si tratta? Ecco, la matrice è chiaramente afroamericana e nasce un po' dalla fusione di quelli che erano i ritmi africani che arrivavano dalla schiavitù, della deportazione, quindi delle popolazioni africane nel Nuovo Mondo, che incontrando la musica del Settecento dei loro proprietari, dei loro padroni, hanno dato il via a questo nuovo genere musicale basato appunto su melodie estremamente ritmicizzate e con un grande coinvolgimento anche fisico. Si tratta di una musica che ha dato davvero il via a tutto ciò che oggi chiamiamo musica pop o musica rock. L'eredità che questi primi brani, che erano work songs, canti di lavoro, che erano canti sacri tipo gli spiritual, cioè il gospel, la ritroviamo tranquillamente in tutto il rock che oggi ascoltiamo, nell'hip hop, nel rap, e per non dire anche il jazz, certamente tutte le forme che oggi possono vantare una componente ritmica molto spinta e una componente melodica decisamente avvincente. Ma caro Lorenzo, io sono una persona molto curiosa, lo siamo tutti, anche e soprattutto i nostri ascoltatori di Bassano Generation, che sono molto giovani, e sicuramente poi mi arriverebbero dei messaggi, delle email che vogliono sapere proprio la tua storia. Quando avevi 18 anni sognavi di diventare un direttore artistico? Com'è nata la tua avventura con la musica? Questa è una bella domanda. Allora, la mia avventura artistica nasce con i primi approcci, ancora da giovanissimo, con lo strumento che era il pianoforte. Successivamente mi sono avvicinato anche alla chitarra, ho avuto anche una piccola parentesi legata alla musica bandistica. Io arrivo dal paese di Sarcedo e lì c'era appunto una banda, e quindi ho partecipato anche alle prove di questa formazione. Per il resto la mia passione musicale appunto nasce dalla musica pianistica fondamentalmente. Piano piano ho cominciato ad appassionarmi anche a quello che era il pop, il rock, e in fondo sono arrivato alla collaborazione con un cantante afroamericano che si chiamava Eddie Hawkins, e col quale appunto ho avuto la possibilità di avvicinarmi al blues, allo spiritual, al gospel, e quindi lanciarmi quindi anche in questa nuova avventura. I miei trascorsi sono chiaramente molto diversificati, non solo nell'ambito pop jazz, ma anche nell'ambito classico. Io stesso poi ho avuto anche la possibilità di dedicarmi alla composizione e ad approfondire lo studio anche appunto della composizione sia classica che moderna. Ho scritto per formazioni strumentali di vario genere, per formazioni corali, ho avuto collaborazioni anche molto, molto belle con gruppi vocali che hanno avuto un discreto successo nel passato, e devo dire che l'esperienza musicale per me è stata fondamentale anche come scuola di vita, diciamolo pure. La musica diventa un rifugio, diventa un momento di aiuto anche per superare le difficoltà, per aprirsi anche a mondi e a visioni nuove, insomma. E mentre per te, che sei il presidente, Cristoforo, presidente giusto della Bassano Blues Spiritual Band, a 18 anni dicevi già: da grande voglio fare il presidente di questa... Se sapevo l'impegno che era, forse non ci avrei fatto un pensierino. Comunque no, la passione per la musica, per ascoltare la musica, per cercare anche in modo così molto semplice di autodidatta di suonare qualcosa, di cantare, c'è sempre stata. Poi a portarmi dentro la Bassano Blues Spiritual Band è stato il fatto che mia moglie cantasse già col gruppo, allora diretto dal maestro Brunelli, da un altro maestro, e in quell'occasione sono entrato a far parte anch'io ufficialmente, pur non essendo né un cantante né un musicista,
ma solo come figura esterna, perché ci tengo anche sempre a dirlo, la Bassano Blues Digital Band è un'associazione culturale nella quale ci sono prettamente coristi, prettamente musicisti, ma anche persone che ci danno una mano in quelli che sono i lavori semplici organizzativi di un concerto, da semplicemente portare le pedane a preparare un po' a fare le riunioni, a fare tutto quello che è un, diciamo, un po' più, che è un'associazione culturale, esatto, che fa un'associazione culturale, scopo di lucro come la nostra, vive di volontariato e noi siamo tutti volontari, e quindi noi, essendo anche noi di Bassano Generation, un'associazione di volontariato che esatto, va avanti da tanti anni, capiamo benissimo quali possono essere gli impegni e la grande forza di volontà che ci sta dietro a certo, portare avanti un progetto certo, come questo. Allora, noi vi ringraziamo di nuovo per essere qui e ci ascoltiamo subito una canzone. Sono molto affezionato anch'io a questa canzone degli U2, ci ascoltiamo la vostra versione di I Still Haven't Found What I'm Looking For. Highest mountains, I run through the fields, only to be with you, only to be with you. I run, I crawl, I just care, these city walls, these city walls. But I still never find what I'm looking for. But I still never find what I'm looking for. I've a kiss on a lips, felt a healing in a fingertips. It's burning like a fire. Angel, I will have hands of the devils warm in the night. Let's go with the storm. But I still never find what I'm looking for. But I still never find. Higher, he will lift you up when you fall.
believe in the kingdom come. No, I do, but I still never found what I'm looking for. I still haven't found what I'm looking for. Non ho ancora trovato quello che sto cercando. Cantavano gli U2 questa canzone nell'album del 1987, Joshua Tree. Stiamo ascoltando la versione della Bassano Blues Spiritual Band, una versione che mi ricorda molto la versione che comunque è stata riprodotta proprio poco dopo l'album che ho appena accennato, cioè Joshua Tree del 1987, e mi sto riferendo naturalmente a Rattle Dam. Una canzone nata per essere suonata, diciamo, essere riarrangiata in questo modo, in un modo così gospel, e di una bellezza veramente straordinaria per essere fatta appunto da una band come anche la Bassano Blues Spiritual Band. Passo la parola a Filippo, perché sto dicendo un sacco di parole, però prima di farlo ricordo che la canzone, almeno il solista, era Leonardo Nave. A te la parola, caro Filippo. Eh sì, adesso parliamo del progetto Gospel. Il progetto si chiama Grazie Gospel. Grazie Gospel è un progetto che la Bassano Blues Spiritual Band ha voluto ideare, chiamare così, proprio per dare il significato di come questa musica ci aiuti con i nostri concerti, anche se vi ho detto che il repertorio poi si è molto allargato, ci aiuti a metterci al fianco delle associazioni di volontariato. Noi ci definiamo volontari della musica, e come volontari della musica ci affianchiamo a tutte quelle associazioni di volontariato locali o anche non, che possono portare un messaggio di solidarietà nel nostro paese, nella nostra città, nella nostra comunità e nel mondo. E in questo modo, o per dar visibilità delle associazioni che ne hanno bisogno o per dare dei concreti contributi alle stesse, creiamo questi presupposti con dei concerti che possono avere un appeal particolare e quindi portare gente e portare quindi dei contributi che risultino poi veramente utili. Ecco, questo è il progetto Grazie Gospel. Direi un titolo proprio azzeccato. Ok, non lo so, perché le domande potrebbero essere tante. Io sono molto appassionato di musica, quindi volevo capire qualcosa di più anche del prossimo brano che andiamo ad ascoltarci. E magari prima di lanciare il prossimo brano, parliamo un po' di come viene fatta la scelta musicale delle canzoni. Sì, in effetti questo rientra un po' anche nelle caratteristiche, nelle, diciamo, percezioni anche emotive che ogni gruppo ha, e questo credo sia standard anche per tantissime altre realtà musicali. E certamente noi partiamo, prima di tutto, come già abbiamo accennato, da una radice legata al gospel, ma non ci siamo fermati lì. Oggi ci lasciamo coinvolgere tranquillamente da brani che derivano dal pop, possono arrivare anche dalla musica italiana. Abbiamo aperto una finestra proprio legata a questo genere, casomai avremo modo di parlarne anche dopo. Come scegliamo un brano? Direi che il primo parametro che valutiamo è la pelle, cioè cosa ci suggerisce come effetto di primo ascolto un brano piuttosto che un altro. E naturalmente ci riferiamo a brani che devono avere dentro di sé un messaggio o comunque un contenuto anche etico piuttosto che motivazionale. Nei nostri concerti cerchiamo anche di divulgare molto ciò che è l'attenzione all'altro, alla persona, all'umanità, anche al senso di bellezza di cui abbiamo estremamente bisogno in un mondo che magari ci provoca spesso a vedere più il lato negativo delle cose e non le cose invece che funzionano. Per cui brani che abbiano un contenuto interessante, che possano essere anche lanciati come slogan magari per migliorare la vita delle persone, ecco, questi credo siano già di per sé dei parametri molto importanti nella scelta del repertorio.
ma voi siete in tantissimi, quindi sì. Voglio proprio chiedervi, ora vi abbiamo qui solo voi due, sì. Però in quanti siete? Allora, il coro è costituito da una cinquantina di coristi e più sette strumentisti che ci accompagnano in ogni concerto. Il coro si muove anche in formazioni più ridotte, chiaramente questo dipende spesso dagli spazi che abbiamo a disposizione, oppure dai contesti in cui ci dobbiamo esibire. Ultimamente, per esempio, cerchiamo anche di poterci muovere solo con la realtà corale, con magari un gruppo strumentale ridotto rispetto al consueto concerto grande, che chiamiamo così, no? Abbiamo per esempio in futuro delle collaborazioni con realtà che vedranno solo il coro impegnato, ma negli appuntamenti che citeremo più tardi vorrei per esempio far riferimento a una occasione che ci sarà il 9 giugno a Campo Muletto, dove saremo in montagna, chiaramente non abbiamo impiantistica, non abbiamo strumenti, e lì canteremo solo corale, facendo un omaggio molto particolare al decennale dell'installazione del Sentiero del Silenzio, quindi anche con una scelta di repertorio che un po' guarderà al repertorio classico cosiddetto di montagna o legato alla guerra, con chiaramente delle interferenze anche di musica pop, Bob Dylan per capirci, Coldplay. In montagna sarà una cosa molto suggestiva, avendo peraltro solo il coro a disposizione. E quando si svolgerà questo? Il 9 giugno 9 prossimo. Giugno, sì. Ok, 9 giugno prossimo. Tempo permettendo, perché la cosa in realtà è un recupero di una data che dovevamo fare il 4 di novembre. Poi in quei giorni, come sappiamo, c'è stata la devastazione meteorologica e tutto il disastro legato ai boschi dintorni di Gaglio e non solo, insomma. Quindi abbiamo dovuto spostare a giugno. Ma essendo tanti così, che prima parlavamo delle sette delle canzoni, ci sarà sicuramente qualcuno all'interno che viene da te, che c'è il direttore artistico, a dirti dai, voglio fare questa canzone, la propongo, sì, la facciamo. Sì, noi siamo. Allora, personalmente io sono sempre molto aperto alle provocazioni e ai suggerimenti che i coristi danno. Abbiamo come associazione anche una nostra commissione artistica che valuta chiaramente tutte le scelte, le proposte, sì, eccetera. Anche perché davvero ci sarebbe tantissima roba, sì, per quello ci sarebbe chiedo. Tantissima musica da mettere in ballo, è che dobbiamo fare i conti primo con le possibilità anche artistiche che abbiamo, e secondo i tempi di allestimento, perché ecco una cosa che ci terrei a sottolineare è che stiamo parlando di una realtà che fondamentalmente è una realtà amatoriale. Nessuno dei componenti della BB Band, a parte il sottoscritto e qualcuno degli strumentisti, ha un percorso accademico alle spalle, quindi tutta la parte di preparazione e allestimento avviene con molto impegno, con molta passione, molto sacrificio, però con chiaramente il limite di non essere dei musicisti, e quindi ciò significa che i tempi di allestimento a volte possono essere anche molto lunghi. Ok, grazie. Peraltro, aggiungo, esatto. Affrontando delle pagine e delle partiture che facili non sono assolutamente, cioè potrebbero mettere tranquillamente in difficoltà anche un professionista. Ma io che sono curioso, quindi vi faccio subito un sacco di domande. E sono sicuramente curiosi anche i nostri ascoltatori. Se una persona vuole partecipare, integrarsi, far parte del vostro gruppo blues spiritual band, cosa deve fare? Nella nostra sede, che è l'ex caserma I Muli di Cassola, e le prove il martedì sera, e l'occasione potrebbe essere quella per chi volesse conoscerci, intanto per venire a partecipare alle prove, in modo da capire qual è l'impegno, capire qual è la caratteristica poi che caratterizza le nostre prove, e da lì, se lo desidera, poi fare una richiesta formale all'associazione per entrare nell'associazione e chiedere di fare il musicista o il corista. Sarà poi il maestro a selezionare, perché più cresce il numero, più abbiamo bisogno di persone che entrino quantomeno con una qualità di voce che ti permetta poi, nell'arco di un periodo non lunghissimo, di essere pronti per i concerti. E il periodo, nota bene, non è mai inferiore all'anno, mi viene da dire, per non dire 7-8 mesi almeno, per riuscire poi a partecipare a un concerto, perché abbiamo una caratteristica particolare: noi cantiamo senza nessun appoggio di lettura di brani,
ma tutto a memoria, e spesso i brani sono in inglese, anzi direi il 90%. Quindi sono uno deve studiarseli a casa. Deve studiarseli a casa, abbiamo delle registrazioni che permettono anche, finché sei in macchina, di fare il ripasso della tua voce, però è un impegno veramente non da poco. Ma perché questa scelta di non avere il brano davanti? Perché noi abbiamo una parte che ci caratterizza e che credo, per la quale credo abbiamo un certo fascino anche dal punto di vista visivo, non solo per la musica, per la qualità, che è quello che utilizziamo il corpo in movimenti, battiamo le mani molto spesso, ma ci muoviamo proprio fisicamente. Abbiamo un gruppo che, come diceva prima Lorenzo, c'è cioè la commissione artistica che sceglie le caratteristiche della locandina, dei brani e i brani da fare in quel concerto, ma abbiamo anche un gruppo coreografie fatto di 4-5 persone, sia uomini che donne, che cercano di comporre in base alla canzone una coreografia che poi sia ben caratteristica e spesso che possa anche coinvolgere il pubblico. Quindi l'aspetto di non avere nulla davanti che ti obbliga a star fermo e leggere, che è più tipico di coralità diverse dalla nostra. Noi veramente credo che la caratteristica più bella della Bassano più Spiritual Band siano le voci, sia la musica, sia gli strumenti, ma sia anche quello che diamo di visione, di coinvolgimento e proprio di bellezza, ecco, nel suo insieme. Però se un uomo iscritto, per esempio, fa richiesta di partecipare da voi e viene a conoscervi, e è stonato, o no, vuole suonare ma non sa suonare, insomma, gli darete la scatola delle magliette, può restare dentro l'associazione a fare qualcosa. Hai capito perfettamente quello che ho detto prima, cioè siamo un'associazione culturale, quindi uno può venire. Abbiamo, ti assicuro, 5 persone che come me non cantano, non suonano, ma che contribuiscono e che comunque sono felici di essere iscritti alla nostra associazione. Ok, allora direi che passiamo alla prossima canzone. Ci ascoltiamo Forever Mountain, qui a Bassano Generation.
E con questo vento ci stiamo ascoltando la Bassano Blues Spiritual Band, una canzone che ormai iniziate anche voi, cari ascoltatori, a riconoscere le voci, soprattutto quelle soliste. Infatti questa è la voce di Roberta Zilio. E, cari amici ascoltatori, siamo sempre qui noi ragazzi di Bassano Generation. Ricordo che qui in questa puntata c'è Cristofolo e Lorenzo. A te la parola, Filippo. E infatti ritorniamo a parlare con Lorenzo, se ci racconta un po' la tua carriera, già che se non sbaglio hai vinto un premio importante che era il quarto. Il premio Cetra, questo è uno dei riconoscimenti del mio percorso. Sì, parlando del premio Cetra, è stata una soddisfazione molto grande che ho ricevuto nel 96. All'epoca io seguivo un quartetto vocale che si chiamavano Blue Bop Quartet. E per loro scrivevo gli arrangiamenti, li accompagnavo al pianoforte. Arrangiamenti che erano legati un po' allo stile anni 30-50, un po' sul barbershop quartet di americana memoria. È stata una soddisfazione perché in quel contesto, era Grosseto, sono stati assegnati appunto dei premi ai principali gruppi vocali italiani di quegli anni. Insomma, eravamo sul palco assieme ai Neri per Caso, ai Barahonna e varie altre realtà con le quali abbiamo davvero condiviso un momento musicale estremamente emozionante. Il premio era stato istituito da Virgilio Savona e Lucia Mannucci del quartetto Cetra. Quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche queste due personalità che hanno fatto la storia, davvero la storia della radio italiana e del dopoguerra. E non solo, hanno inventato anche questo genere della parodia musicale attraverso l'uso delle voci, portando un livello di musicalità nella musica leggera, diciamo così, di cultura davvero molto alto. È stato emozionante. Comunque, ecco, questo, come vi dicevo, è uno delle soddisfazioni, una delle soddisfazioni che mi hanno accompagnato. Il mio lavoro come musicista è un lavoro chiaramente che si sviluppa su vari ambiti. Ho avuto la possibilità di scrivere e arrangiare per artisti diversi, ci sono state collaborazioni anche molto suggestive con artisti, cito all'epoca appunto sempre con i Blue Bop, abbiamo avuto l'occasione di accompagnarlo durante la tournée del 96, l'anno in cui lui ha vinto Sanremo con Vorrei incontrarti fa 100 anni. E all'epoca eravamo il gruppo Spalla e facevamo anche i cori che peraltro ho curato io come arrangiamento. E cosa posso dire? In ambito colto io mi sono dedicato appunto a strumentazioni varie che vanno dal clarinetto alla fisarmonica, al pianoforte, all'orchestra. Ho scritto un oratorio sacro, è stato un lavoro molto impegnativo e comunque che mi ha dato molta soddisfazione per coro, orchestra e solisti, dedicato a tre figure importanti della storia recente, quindi parliamo di Edith Stein, di Massimiliano Kolbe e Madre Teresa di Calcutta. Ultimi lavori, mi sto dedicando un po' alla musica elettronica, mi sto così specializzando anche in quelle che sono le nuove frontiere della musica contemporanea. Vuoi darci una mano? Io chiedo un aiuto da te per parlare del prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Il prossimo brano, ecco, io ho pensato di portarvi un assaggio tra le tante cose. È un concerto, peraltro in stile barocco, anche se chiaramente il linguaggio non è quello della musica barocca, per due fisarmoniche e orchestra d'archi. È un lavoro che mi era stato commissionato dal duo Dissonance, un duetto di fisarmonicisti molto bravi, e vi faccio sentire appunto questo terzo tempo, anzi una parte, magari anche potremo sfumarlo verso la fine, insomma. A voi. Thank you.
2018 esce il CD della BB Band che è Liberi di Volare. Come mai questo titolo e com'è stata l'esperienza? Ma Liberi di Volare traccia un po' il percorso artistico e umano della big band di quest'ultimo periodo. Artistico perché abbiamo scelto chiaramente i brani che in quel momento ci sembravano più opportuni per comporre un disco, e umano perché la big band ha vissuto dei periodi anche difficili, e proprio per i cambiamenti, quando si è in tanti, un gruppo numeroso, può succedere che ci siano delle cose che possono non andare un po' a genio tutti, e i cambiamenti avvengono proprio nel percorso di un'esperienza anche molto coinvolgente e molto, molto difficile anche da gestire, direi. E in questo percorso siamo passati poi al cambiamento dell'arrivo di Lorenzo Fattambrini, quindi di un nuovo maestro, e quindi un sconvolgimento di quelle che erano le caratteristiche del lavoro fatto prima, e quindi per noi è stata un'esperienza anche umanamente molto impegnativa. E con però il titolo poi che abbiamo scelto, e credo che Liberi di Volare possa avere mille significati, ognuno può darci il suo. Certo, partendo da un repertorio gospel e quindi da canzoni spesso di sofferenza, di neri d'America, degli africani che arrivavano in America, sappiamo come e con che problemi, nella poi sofferenza passare verso la lode al Signore, questo era un significato. L'altro significato è proprio quello che ha vissuto la big band in questo passaggio, e con anche una gioia poi ritrovata e anche una volontà, un impegno. Il disco è stato fatto non in 15 giorni, ma in un lungo percorso di anche frutto proprio dell'inesperienza del gruppo, perché non essendo noi dei professionisti, ma fatto con il piacere poi di passare molte, molte, molte ore insieme, di cogliere le sfumature e i lenti miglioramenti. E io dico sempre a Lorenzo che quel momento lì per il coro, io che lo vedo molto spesso dall'esterno, per il coro è stato un cambiamento importante, cioè quello ci ha fatto prendere coscienza anche dei nostri limiti, ma sicuramente della possibilità anche di migliorarli con l'impegno, con la costanza, con la partecipazione di tutti, e con la divisione anche delle difficoltà, aiutando chi è più in difficoltà, cercando di passargli i messaggi giusti, cercando di passargli i suggerimenti giusti. Quindi il Liberi di Volare è una sensazione proprio di gioia, di liberazione, di uscita da un tunnel che per un periodo ci ha impegnato molto psicologicamente. Certo. Ma e posso aggiungere che la registrazione è stata realizzata nella nostra sede, che è una sede che si presta parecchio anche a questo tipo di cose, e grazie anche al tecnico che ci ha seguito, che era Ivan Battaglia, col quale abbiamo appunto realizzato sia le riprese che poi il mixaggio e la produzione finale. Prima di chiudere, Lorenzo e Cristoforo, vi chiedo i prossimi appuntamenti della BB Band. Beh, l'appuntamento più importante e più vicino è per quello di sabato prossimo, un concerto qui alla Sala Jacopo da Ponte, un concerto che ci sta impegnando molto perché ci crediamo veramente, un concerto nella quale e il nostro Grazie Gospel sarà dedicato a un progetto di solidarietà di Claudia Cole, che abbiamo conosciuto, riconosciuto, perché negli anni scorsi, 7-8 anni fa, avevamo già fatto con lei un'esperienza di concerti proprio a scopo di beneficenza. L'abbiamo ritrovata a novembre in occasione di un'uscita a Roma, e abbiamo così colto questa novità di questo progetto rivolto ai senza tetto, che non sono romani, sono spesso persone venute da di fuori della città romana, che hanno cercato di impiantarsi in attività e che ora si ritrovano a dormire in macchina, o non tanto clochard, ma proprio persone che si sono ritrovate di colpo da avere un'attività non aver nulla. Questo progetto di Claudia Cole ci ha un po' affascinato e abbiamo cercato di creare attorno a lei un evento importante. Avremo la sua presenza, forse parlerà anche della sua testimonianza, ma in questo momento ci interessa soprattutto che quella sera si parli del suo progetto, e per questo diciamo invitiamo tutti coloro, giovani e non giovani, ma giovani in particolare, visto che la vostra radio è rivolta a loro, ad esserci sabato prossimo al Centro Giovanile. Questo è il primo evento. Poi, come diceva Lorenzo, il 9 giugno saremo a Campo Muletto,
anche lì una cosa molto, molto interessante. Il 6 luglio dovremo a Pieve di Soligo, Notte di Stelle, un altro evento prettamente corale e dove saremo coinvolti, e però per estate il Giro Fiaba il 21 luglio con Pippo Gentile, dove il nostro gruppo, in formato ridotto, ma cercherà di dare come sempre la sua immagine di qualità e di quasi professionalità. Sì, sarà un'iniziativa molto interessante che coinvolgerà tutta la città di Bassano nei musei locali, dove ci saranno appunto delle narrazioni di fiabe sonorizzate non solo dalla BB Band ma anche da altre realtà, percorsi itineranti, quindi dal punto di vista artistico una cosa molto 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 suggestiva. Allora io vi ringrazio di essere stati qui a Bassano Generation, grazie a Cristoforo, grazie a voi, e a Lorenzo della Bassano Blues Spiritual Band. Parlando di musica, io ovviamente quando ho visto nel blu dipinto di blu non possiamo non nominare il fantastico Modugno. Certo, anche perché è quasi, dal punto di vista internazionale, un inno italiano. Esatto. In tutto il mondo la conoscono. Tutti conoscono nel blu dipinto di blu e tutti la conoscono perché appunto siamo conosciuti per questo, però a me piace moltissimo anche questa canzone proprio perché quando diciamo questo brano è nato, c'era proprio un periodo particolare per la società e per l'economia, per tutto quello che c'era in quel periodo, insomma. E dopo è un brano che Modugno ha lavorato tantissimo per poterlo fare, forse uno dei brani in cui ci ha dedicato più tempo, sia per il testo, per trovare il ritornello, e sia anche proprio dal punto di vista musicale. Infatti volevo chiedere al direttore artistico, non lo so se volete parlare o darci qualche accenno di quella che è proprio la melodia musicale. Certo, si tratta di una melodia che è assolutamente avvincente e dà uno slancio che in questo caso è quasi madrigalistico, mi verrebbe da dire, cioè dove la musica ripercorre proprio il senso del volo lanciato nel ritornello. E peraltro è una cosa che vediamo che nei concerti coinvolge moltissimo il pubblico, anche se devo dire che la nostra versione è assolutamente originale, nuova e, permettetemi di dire, anche inaspettata. Quindi volare, ed è davvero un bel lancio e un bello slogan che fa eco e risuona dentro di noi con il senso di libertà, con il senso di gioia che ci contraddistingue anche in tutti i nostri concerti. Allora ce l'ascoltiamo e grazie ancora per essere stati qui. A voi. Grazie. Stelle.